Buongiorno dallo Student TG. Oggi ci troviamo in studio con Cecilia Bolzani, la referente del progetto di internazionalizzazione dell'Istituto Einaudi. Cosa ci dice a proposito del progetto? Il piano dell'offerta formativa dell'Einaudi ha visto nella internazionalizzazione dell'istituto uno dei suoi punti di forza. Per questo motivo abbiamo partecipato ad alcuni progetti Erasmus plus VET che consentono agli studenti di svolgere dei percorsi formativi all'estero in paesi europei della durata di 3 settimane in aziende che sono coerenti con il loro indirizzo di studi. In particolare negli ultimi anni abbiamo collaborato con il Consorzio degli istituti professionali e lo scorso anno 4 nostri studenti, grazie al progetto Find Your Way in Europe, sono stati a svolgere il loro tirocinio a Dublino e a Siviglia. Un altro progetto per il quale abbiamo collaborato è il progetto alternativo 2018 della cooperativa Uniser, che ha consentito a 3 nostri studenti meritevoli di svolgere durante il periodo estivo uno stage in 3 paesi dell'Unione Europea. Buongiorno Rebecca, dove hai lavorato durante il tuo stage all'estero e quali sono stati i tuoi impieghi principali? Allora, ho svolto lo stage a Siviglia, precisamente presso un hostel, e le mie mansioni erano svolgere attività di check-in, check-out, accoglienza dei clienti dell'hostel. Ho lavorato presso l'Hotel Europa di Siviglia e svolgevo le mansioni di receptionist, ovvero check-in, check-out e registrazioni delle prenotazioni. Ho lavorato a Dublino in un asilo nido e in una scuola materna. Ho operato con insegnanti provenienti da tutto il mondo e lavorato con i bambini. Io sono stata a Dublino e ho lavorato in una grande azienda edile. Le mie mansioni principali erano progettazione di rebranding e ricerche di marketing. Ho lavorato presso questo asilo con dei bambini e aiutando anche gli insegnanti. Ho lavorato presso un negozio di abbigliamento numero a Paphos e le mie mansioni sono state quelle di consigliare i clienti nella scelta dell'abbigliamento. Ho lavorato presso un hotel 3 stelle a Siviglia come receptionist, svolgendo le principali attività di front office. Ho imparato come approcciarmi con i clienti e anche con i colleghi. Ho migliorato la lingua spagnola e ho raggiunto una maggiore autonomia. Ho imparato nuove metodologie, la lingua. Ho imparato a lavorare in team e a risolvere alcuni problemi che potevano presentarsi. Cosa hai imparato dal tuo lavoro? A conoscere i bambini e conoscere la lingua inglese. Ho imparato ad interagire con i clienti. Ho imparato a rapportarmi con i clienti e a gestire tutte le prenotazioni online e fisiche. La mia esperienza di famiglia è stata divertente perché la mia famiglia era molto giovane e inoltre ho conosciuto 2 amici perché vivevano nella stessa casa, uno del nostro progetto e un altro ragazzo messicano. Durante l'esperienza non ho vissuto in famiglia ma in appartamento con altri 3 ragazzi del progetto e è stata molto positiva perché ci siamo influenzati a vicenda, abbiamo imparato l'uno dall'altro. Com'è stata la tua esperienza in famiglia? Fantastica, si è creato un vero e proprio legame e tornerei là subito. Ho vissuto con altre 6 ragazze che hanno partecipato al mio stesso progetto, anche difficoltoso perché comunque ognuno aveva le proprie abitudini e quindi bisognava adattarsi. La cosa più bella è stata conoscere nuove persone e rifarei molto molto volentieri questo viaggio. Come definiresti la tua esperienza in 3 parole? Formativa, utile e costruttiva. Creativa, completa e costruttiva. La rifaresti? Certamente, 1000 volte. Assolutamente sì. Sì, però mi piacerebbe farla per un periodo più lungo, ad esempio 3 mesi e non 3 settimane. Cosa ti ha lasciato il progetto? Mi ha lasciato molta consapevolezza di essere cresciuto e di aver imparato cose nuove e fatto nuove amicizie. Mi ha lasciato la possibilità di ampliare le mie conoscenze, le mie vedute. Inoltre questo mi ha aiutato nella scelta dell'università. Cosa ti ha lasciato il progetto Erasmus Plus? Un bagaglio di opportunità e tutta l'esperienza in sé è bellissima.
Come abbiamo potuto sentire e vedere dallo sguardo di questi ragazzi, l'esperienza è stata molto interessante e molto formativa. Ci auguriamo di poter offrire la stessa opportunità anche ad altri studenti quest'anno scolastico e nei prossimi anni scolastici, partecipando ancora a progetti Erasmus Plus VET.